Buon pomeriggio e bentornati incredibile nel secondo episodio di Dark Deception incredibile che sto registrando subito dopo il primo. Nello scorso episodio abbiamo iniziato questa nuova avventura incredibile che mi sta piacendo veramente tanto. Non si è capito molto a livello della storia, a quanto pare noi siamo tipo morti e questa tipa ci può resuscitare. Per resuscitare ci serve un super anello e ogni frammento è in ogni portale. Ogni capitolo sarà un pezzetto di anello. E la meccanica del gioco, almeno fino adesso, non è esplorazione, enigmi, sussa, la pop in playtime, ma è un tempo run con mascotte horror incredibili che ti vogliono ciulare da dietro, incredibile. Che è divertente! Non so quanto poi smetterà di essere divertente, probabilmente dopo che muori 100 volte, non lo so. C'è il pad, puoi vedere le pietruzze, lei ti parla, è tutto bello, l'ambientazione dell'hotel è molto figo, loro sono pure simpatiche le scimmiette originali, molto molto carine, molto Godoverse versione horror, mi piace questa cosa. Non so se riusciremo a farlo, perché io l'unica cosa che ho fatto rispetto all'episodio prima è stato rivedermi l'ultimo tentativo per vedere se quella cosa dell'ondina del radar che mi faceva vedere dove sono le scimmiette fosse vera o no, e a quanto pare non è vera, quindi sus. C'è poco, ragazzi, qui da parlare, c'è da vincere a fortuna e andiamo avanti. Concentriamoci, diamo il meglio di noi e vediamo un po'. L'unica cosa che voglio provare a fare questa volta è non fare mai le stanzette a quadrato tutte quante. Quella l'ho vista. Proviamo ad andare sempre dritti, senza mai fermarci. Questa l'ho vista. E questa è impossibile da prevedere, perché stanza chiusa con due scimmie è un po' difficile. Ora, non è semplice, perché cioè ne ho prese poche, quindi so di aver perso già. Cioè, per vincere al primo tentativo almeno ne dovrei prendere 150, tipo una roba del genere, perché altrimenti non hai speranza. Andiamo dritti. Almeno sono lente, lato positivo. Perché sono lente. Ragazzi, li ho beccati solo nel primo episodio, primo tentativo, poi non li ho mai più trovati i power up io, eh. L'ho sentita. Vabbè, ma. Cioè, così è veramente difficile. Cioè, io che faccio? Ogni volta che me ne trovo una davanti devo sapere che ce n'è una dietro. Possibile che quello è il trucco? Non lo so, un po' così, ragazzi, un po' sus questa cosa. Devo passarci più tempo qua prima di fare un giudizio. Non lo so, un po' sus. Cioè, io non mi ricordo dove l'ho trovata la sferetta e quell'altra a fare, capite? Sì, ok, mo ho capito che c'era una dietro. Lo so, la sento. La sento. 83, capirai, la voglia. Vabbè. Vi salto la parte per arrivare qui, perché altrimenti diventa un incubo in tutti i sensi, ancora più incubo di quello che è. Sì, parte. Cioè, il trucco per vincere è che al primo tentativo ne devo raccogliere una quantità proprio... Proprio una quantità che dici, mamma mia, quante ne prese, capito? Capirai. No, vabbè, ma ci deve essere un trucco, so io che non lo capisco. Per me il suono viene da dietro, non da davanti, è quello che vi sto a dire, capito? A meno che il trucco è che fanno un suono, un ruggito, boh. Lo vedi? Ce l'avevo avanti e dietro, no, vabbè, non si può fare. Voglio capire una cosa, allora, quanto cambia il gameplay se metto easy? Ci rivediamo lì e mettiamo easy. Voglio vedere se c'è una differenza sus oppure è proprio uguale. Se io metto easy, che succede? Allora, sono sempre 289. Sarà cambiato qualcosa? Boh. Vediamo un po'. Se mi farà trovare più power up, boh. Vediamo un po'. Va bene, per adesso tutto uguale più o meno. Ok, per adesso sta procedendo abbastanza bene. Qui c'è un power up, mi dicono. Enemy reveal. Ok, posso vedere i nemici. E certo, il power up è comodo, però. Ok, la sento tantissimo. Ok, andiamo. Ok. Ok, li ho stannati. Ok. Va bene.
Vabbè, ci sta. Ok, vabbè, prima morte ci sta. Allora, l'unica differenza che ho notato mettendo da normale a easy è il fatto che, come dire, spawnano di meno, credo. L'ho vista. Andiamo di qua. Mi si è incastrato il personaggio, ragazzi. Non so che è successo. Ho avuto un infartino. No, 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 no. Da questa parte siamo morti. No, non è che è cambiato granché, eh. Cioè, sono meno violente, ma come vedete, tendono sempre a fare questa cosa del mettertene una davanti e una di dietro e bloccarti male. Mi sa che siamo morti, eh. La butto così, perché non penso di riuscire a prenderne 53 con una botta adesso, eh. Non credo proprio. Vediamo un po', diamo il massimo però. L'unica cosa che mi preoccupa a me è se vi annoia il gameplay. Ok, qua. Vabbè. L'ho provato a girare. Ragazzi, io vi faccio vedere l'ultimo tentativo commentato. Poi taglio tutto. Penso abbiamo visto abbastanza, ragazzi. Ci ho fatto un episodio scorso e anche questo è solo questo. E siamo già a 30 minuti. E non credo di avervi tagliato tanto. Andiamo. Andiamo un po'. Allora, a sto giro andiamo sempre dritti senza mai fare il quadratino delle stanze. Dai, pensavo di riuscire a girare lì, però dai. Pensavo di riuscire a girare. Per quello non sono tornato indietro. Mannaggia. Comunque io ve lo dico se c'era. È in assoluto il tentativo che sono andato meglio. Sì, ho la maglietta diversa perché è un altro giorno di registrazione, non lo stesso. Vabbè, ne parliamo tra poco. Incrociate le dita. Oh mamma mia. Cosa è successo adesso? Mamma mia, che incubo. Pure la musica? Qui stanno arrabbiati tutti. Io però non me lo ricordo. Però c'ho una vita. Ok? Non me l'aspettavo, ragazzi, che fosse lì. Ho vinto però. No, ti prego, non ci credo. No. Mamma mia, ragazzi. Via. Ho vinto? Oh, eh. Oh, mamma mia, che incubo. Via, 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 via. Io scappo, ragazzi. Io non è, ragazzi, non mi giro, mi spiace, non mi può. Ragazzi, non importa se mi sono perso qualche easter egg. Cioè, pure il punteggio. Frammenti di aereo 289S, frammenti bonus 1. Segreti. Ah, pure i segreti! Che capita, chi non neanche immaginavo. Vite perse 4, frammenti di fila 50. Mamma mia, ragazzi, è stato terrificante. Ma non in senso positivo, eh. È il primo tentativo del giorno dopo quello di registrazione dell'altra volta. Quindi io ho iniziato a registrare così. Di colpo, ho detto stamattina ho mente fresca, faccio. Prima botta ci sono riuscito.
va bene, però mi sta preoccupando una cosa, che le impostazioni del video sono, spero si veda tutto, si senta tutto, perché se neanche si vede bene e non si sente bene, la mia furia. Signorina, spero tu abbia da dirmi qualche cosa, perché mamma mia. Good, you made it. And I see you met my friend sooner than I was expecting. Bene, ce l'hai fatta, e vedo che hai incontrato il mio amico più presto di quanto pensassi. Che era la voce della statua su o l'anello? Non so. Ah, è la porta? Buongiorno. Un occhio. Buongiorno, signore, ci vede bene? Beers. Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, oh, and there will be consequences. Ok, non capisco se è un libro o la porta. Comunque è un occhio sus. Gli dice ancora così persistente dopo tutto questo tempo. Non ascoltarla, mortale, lei ti sta solo usando. Ok, molto poppy pure questa cosa. Molto prototype poppy playtime. Dalle l'anello, ci saranno conseguenze. Ah, devo decidere? This is your only warning. Help her and you will suffer. Però così mi metti il semino del dubbio, ragazzone. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. I suoi poteri non possono raggiungerti qui. Ah, ok. The ring piece. Place it on the table. Now! It's been so long. È passato così tanto tempo. The ring is called the riddle of heaven. L'anello è chiamato la rima del paradiso, un nome ironico, non credi? Il potere di un demone è contenuto dentro di esso. The creature of infinite cruelty. La creatura di infinita crudeltà che hai appena conosciuto, Malak. Quindi il tizio che ci ha appena parlato è dentro l'anello che è stato fatto a pezzetti, giusto? Completa l'anello e potrai usare il potere di Malak per soddisfare i tuoi... Ah, ecco la storia, ok. Allora, domanda da $1,000,000. Questa signorina cosa ci guadagna da questo? Capito? È sus, lei ci deve guadagnare qualche cosa, capito? In tutto questo, quindi sus. Sei pronto per una... Guarda, io... Tu, signorina, non me la racconti giusta. Ah, eccolo il nostro amico. Non è veramente il portone. I see you. Ti vedo. E beh, certo, sei un occhio. Giustamente, se lui è il demone, noi stiamo usando il suo potere, quindi c'è sta che gli rode un po' il culo, giustamente, no? Tu niente, interazioni sus, niente. Non lo posso fare adesso il livello 2 perché devo comprare il chapter 2, giusto? Qui c'è una scimmia. Qui c'è questa tipa, pare una ragazzina. Che succede se entro qua? Fine capitolo. E c'è questo affare qui, mamma mia, ma che è sta roba? Cos'è? La figlia di Freddy Krueger? Ok, vabbè, lascio di sottofondo, no, va via, scappa via. C'è un jumpscare adesso? No, finisce così. Ah, è cambiata l'immagine. Conclusione finale godosa. Così, di primo impatto, possono essere pensieri che cambieranno col tempo. Però come l'ho fatto con Poppy Playtime e con tutti gli altri giochi, lo voglio fare anche con Dark Deception. Allora, il primo episodio sinceramente mi ha divertito. È un mood completamente diverso da Poppy Playtime, lo stile di gioco è completamente diverso da Poppy Playtime, però il primo episodio, ok. Poi arriviamo al contenuto del primo capitolo, cioè le scimmiette sus. Allora, come avete visto nell'altro episodio, non ci sono riuscito. Poi ho registrato la prima parte di video e non ci sono riuscito. È passato quel giorno, oggi è un altro giorno, mi sono iniziato subito a registrare e ci sono riuscito al primo tentativo. Quindi il mio giudizio è un pochino cambiato, però io ci sono morto tante volte. Ragazzi, ci sarò morto almeno 15 volte... minimo. E la cosa che io non riesco a capire, ma sono sicuro che cambierà andando avanti, però lo voglio dire come ricordo in questo video, è che tutte le mie morti sono state causate dallo stesso identico motivo, cioè il fatto che io non potessi prevedere quando la scimmietta me la ritrovo davanti. Voi mi direte, vabbè, ma c'è il suono, oppure ci sono altri indizi sus, ok, ma il fatto che io non possa vederle è molto randomico. Cioè, avete visto questo tentativo qua? La prima streak non l'ho mai incontrata, ma non perché io sapessi dove potessero nascondersi. No, è stato randomico. Ci sono stati due o tre momenti che ero all'angolo, che io le sentivo, ed era o destra o sinistra, ragazzi. Era solo culo, eh. Io sono andato sempre a sinistra e è andata bene, ma non so se è fortuna. Secondo me questa cosa è un po' randomica, ok? Infatti, nelle due morti successive, appena ho girato, me la sono ritrovata avanti. Io sono morto sempre così. E poi l'altra cosa che è il fatto che sono veramente super randomici i due unici buff che c'erano nel livello, cioè il poter vedere dove stanno le scimmie e l'altro che le stannava, ok? Una cosa carina, la voglio dire, è il fatto che se tu ne raccogli tipo 150 al primo tentativo ti danno una vita in più. Quello
GG, quello mi è piaciuto tantissimo. Ragazzi belli, ve lo dico a voi esperti di Dark Deception, anche se sono sicuro che la risposta sarà positiva. Andando avanti, migliorerà la situazione o sarà un logoramento così, che io sono inerme in un luogo X con un mostro X che mi perseguita? Io mi auguro migliori la situazione, che almeno possa avere un radar di livello 2 che mi dice dove stanno sti mostri, perché se è così, ragazzi, ve lo dico, mamma mia, è divertente le prime 3 volte, ma io vi giuro, l'altra volta stavo veramente per tiltare male, dopo la 10ª volta che morivo nello stesso modo, con lo stesso momento identico della scimmietta, che randomicamente me la ritrovo a destra, ragazzi miei, perché non fa paura, ve lo dico sinceramente, la paura va via dopo il paura. Questa è una paura diversa rispetto a quella di Poppy Pedale, questa è più sullo jumpscare così, però va via dopo il primo tentativo, perché poi io lo sapevo che quelle infami c'erano, mi faceva arrabbiare questa cosa, mi ricordo molto Miss Delight, per chi ha seguito la serie di Poppy Playtime, è la stessa sensazione di fastidio, capito? Quindi io spero la situazione migliori, ma sono super fiducioso, ok? Quindi ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito il primo capitolo di Dark Deception, probabilmente per quando voi vedrete questo secondo video, perché il primo capitolo lo dividerò in 2 video, avrò già comprato il secondo e probabilmente avrò già iniziato a registrare il secondo capitolo. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questa serie incredibile, e ci vediamo nel secondo capitolo con questa strana ragazzina che io mi auguro sia più clemente delle scimmiette, perché magari le scimmie erano tipo 3, contando la scimmia cuoco, pure quella ci hanno messo alla fine, questa forse è una, però immagino avrà dei poteri sus, immagino questa signorina, quindi va bene, sarà divertente. Ragazzi, che cosa siamo con voi e ci vediamo nel capitolo 2.